dolci di carnevale, ricette facili e golose di colori, profumi, sapore di un dolce di camellia. Ho pensato di fare un impasto base che ci consentirà di preparare tanti dolci diversi, uno più buono dell'altro. Ci basterà solo cambiare la forma e la farcitura. Per l'impasto base abbiamo bisogno di 700 g di farina 00, un pizzico di sale, 5 uova, un tuorlo, l'albume lo useremo per spennellare, 80 g di zucchero, vaniglia, 60 di grappa, 12 g lievito in polvere per dolci, 90 g di burro. Per il ripieno abbiamo bisogno di ricotta quanto basta, le gocce di cioccolato quanto basta, zucchero a velo quanto basta. Questo è il primo ripieno. Poi la crema pasticcera quanto basta, le ciliegine candite quanto basta, l'olio per friggere quanto basta, zucchero a velo per spolverare quanto basta, il miele quanto basta. In una ciotola abbiamo messo la farina, 700 g di farina, e rompiamo le uova, 5 uova più un torlo. Aggiungiamo un pizzico di sale, lo zucchero, il burro. Per dolci la vaniglia, e la grappa. E poi lo lavoriamo con le mani. Una volta ottenuto l'impasto nella ciotola, lo trasferiamo su un piano di lavoro e continuiamo a lavorarlo fino a ottenere una consistenza liscia e omogenea. Impasto base, lo avvolgiamo nella pellicola per alimenti e lo facciamo riposare almeno 30 minuti. Così sarà più facile da stendere.
trascorso il tempo di riposo sul piano di lavoro, tendiamo la sfoglia con un mattarello oppure con la macchina per la pasta, facendola molto sottile.
e la tagliamo la sfoglia per dare forma alle chiacchiere. Sarà ben caldo. Friggiamo le nostre chiacchiere girandole di tanto in tanto. Scoliamo quando saranno ben dorate. Disponiamole su un foglio di carta assorbente per togliere l'olio in eccesso. E poi con un copavasta ricaviamo dalla sfoglia tanti quadrati. Adesso aggiungiamo un cucchiaio di ripieno su ogni quadrato di sfoglia. Richiudiamo a triangolo e sigilliamo con una forchetta.
Friggiamo queste frappe ripiene a forma di raviolo in olio ben caldo, girandoli di tanto in tanto. Scoliamoli quando sono ben dorati e li poggiamo su della carta assorbente per eliminare l'eccesso di olio. Prendiamo due coppapasta a forma di fiore, uno più grande e uno più piccolo, e ricaviamo dalla sfoglia lo stesso numero di fiorellini grandi e piccoli. Spennelliamo i fiori grandi al centro con dell'albume di uovo e attacchiamo sopra i fiori piccoli. Poi con il dito premiamo al centro della rosellina. Friggiamo le roselline in olio ben caldo, girandole di tanto in tanto, e scoliamo quando saranno ben dorate. E li poggiamo su un foglio di carta assorbente. Procediamo così a
strisce alternate. Pennelliamo i bordi delle strisce con dell'albume e poi ricopriamo ogni striscia farcita con quella senza crema, facendo aderire bene i bordi. Pasta a forma di cuori, creando le nostre frappe ripiene. Friggiamo le frappe in olio ben caldo, girandole di tanto in tanto. Scoliamo quando sono ben dorate, adagiandole su un foglio di carta assorbente per eliminare l'olio in eccesso. Thank you.
infine decoriamo le frappe con il miele, le cospargiamo bene con del miele e poi con una bella spolverata di zucchero a velo. Disponiamo le roselline su un vassoio e con un cucchiaio mettiamo su ogni rosellino un bel ciuffo di crema pasticcera e decoriamo con mezza ciliegina candita poggiata sulla crema e con dello zucchero a velo. Questi squisiti dolci di carnevale per poi servirli a fine pasto. E mi raccomando, se li provate, poi fatemi sapere com'è andata e se vi sono piaciuti. Grazie di cuore a tutti e alla prossima ricetta.